Radio Stereo 5 presenta CNA Cuneo, dedicato all'artigianato e alle piccole e medie imprese della Granda. Ogni venerdì alle 18.10 e ogni martedì alle 11.10. E con noi oggi Fabrizio Rosano, funzionario di CNA Cuneo. Ben trovato. Buongiorno a tutti. Torniamo a parlare di MIP, mettersi in proprio. Vogliamo ricordare di cosa si tratta, ma soprattutto comunicare le novità legate al MIP. Sì, il programma MIP, che è il programma della Regione Piemonte, finanziato dalla Regione Piemonte attraverso il PORFSE, è un programma che valido e scadrà nel 2022, quindi copre il periodo 2019-2022, finalizzato ad assistere aspiranti imprenditori, ovvero soggetti che hanno un'idea imprenditoriale e vorrebbero trasformarla in un vero progetto di impresa per poi tradurlo in un'impresa vera e propria. Questo progetto è stato ideato già da alcuni anni dalla Regione Piemonte, già testato, funzionante. Consiste dapprima nella valutazione dell'attitudine del soggetto, dell'aspirante imprenditore, e accompagnarlo attraverso alcune tappe con ovviamente una rete di professionisti accreditati, selezionati dalla Regione Piemonte, che daranno gratuitamente servizi e saranno a disposizione per definire, sviluppare e realizzare questo progetto di impresa, tradurlo in un business plan e accompagnare l'aspirante imprenditore alla realizzazione della sua idea imprenditoriale. Insomma, come si svolge questo percorso? Il percorso lo possiamo dividere in tre fasi, ovvero misura 1, che è la fase descritta prima nella definizione e sviluppo del progetto di impresa, che deve essere sviluppata in un tempo massimo di 6 mesi con una durata massima di 45 ore, in parte da svolgere con l'imprenditore e una piccola parte dedicata al tutor o ai professionisti per sviluppare dall'ufficio questo progetto di impresa. Successivamente l'utente può utilizzare la misura 2 e misura 3, che sono le due misure destinate a coloro che hanno deciso di mettersi in proprio, quindi far partire un'impresa, che può essere sia un'impresa individuale sia un'impresa in forma societaria composta di persone. Ma nel momento in cui poi si vuole concretamente mettere in piedi l'azienda, in cosa consistono queste misure? Allora, misura 2 è una misura che possiamo chiamare di tutoraggio, ovvero la Regione Piemonte mette a disposizione altre 20 ore da realizzare in 12 mesi di tutoraggio, ovvero accompagnare e seguire l'imprenditore nel momento in cui è partito con la sua attività e quindi seguirlo periodicamente valutando e ponderando le varie fasi dell'avvio dell'impresa e dei primi 12 mesi. La misura 3 invece è un reale contributo a fondo perduto, che consiste in 3.000 euro a fondo perduto se si tratta di una ditta individuale o 5.000 euro a fondo perduto se si tratta di una società, che vengono concessi all'impresa neocostituita come sostegno economico per la creazione dell'impresa stessa. Abbiamo detto che ci sono delle novità. Sì, le novità riguardano principalmente la proroga dei termini, in quanto soprattutto per la misura 3 del contributo a fondo perduto, dove i termini erano fissati per il 31/12/2021, la Regione Piemonte ha deliberato una concessione di proroga fino al 31/12/2022 per la concessione di questi contributi. Pertanto possiamo contare di avere avanti ancora tutto 2021 e tutto 2022 per concludere nuovi progetti di impresa, mettere in piedi le nuove imprese e poter richiedere il contributo a fondo perduto di misura 3. Cosa bisogna fare per iniziare questo percorso? Beh, innanzitutto occorre la registrazione sul sito www.regionepiemonte.it oppure ricercando sui motori di ricerca mettersi in proprio Regione Piemonte, aderire al progetto MIP prenotando il primo colloquio telefonico che avviene tramite centro per l'impiego. Dopodiché si sceglie il tutor per essere seguiti, che nel nostro caso è l'accordata ISCOM e la successiva CNA Cuneo. Per qualsiasi dubbio però lascerei il nostro recapito telefonico 0171 26 55 36 o 26 80 19, che sono i nostri uffici di sede di Porto San Dalmazzo. Per qualsiasi informazione o approfondimento siamo a disposizione. Ringraziamo Fabrizio Rosano, funzionario di CNA Cuneo, per averci parlato del MIP. Buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi per l'attenzione e buon lavoro a tutti. CNA Cuneo è il programma di Radio Stereo 5 dedicato all'artigianato e alle piccole e medie imprese della Granda. Ogni venerdì alle 18.10 e ogni martedì alle 11.10.